Non si arrendono gli imprenditori balneari abruzzesi che hanno partecipato a un'assemblea in provincia a Pescara organizzata dal SIB Confcommercio con la FIBA. L'incontro dal titolo forte 200 anni di cura delle spiagge balneari contro il decreto che regala le concessioni alle mafie e alle multinazionali è stato incentrato sul recente decreto legge emanato dal governo il 16 settembre. Sono state tracciate le linee guida dallo stato di agitazione della categoria con l'obiettivo di difendere le loro attività. Tonino Capacchione, presidente nazionale SIP Confcommercio. Ma noi presenteremo nelle prossime ore delle proposte emendative. Abbiamo già presentato un documento in sede di audizione. Chiediamo una modifica sostanziale di questo provvedimento che applichi correttamente la direttiva servizi, perché viene imposto dalla Corte di Giustizia la verifica della scarsità o meno di risorse. Questo il provvedimento non lo effettua, così come l'indennizzo che viene riconosciuto riteniamo che sia un indennizzo anche inferiore a quello che veniva garantito dalla legge precedente che viene abrogata, dalla legge Draghi. Non c'è il valore commerciale pieno così come era garantito dalla legge precedente. Chiediamo al Parlamento di effettuare quelle modifiche per rendere questo provvedimento più giusto. Attualmente è completamente sbagliato ed è dannoso per il Paese perché fa saltare la parte più preziosa del turismo italiano. Va giù duro Riccardo Padovano, presidente regionale SIB Confcommercio. Noi siamo imprese balneari a tutti gli effetti, abbiamo difeso le nostre spiagge, abbiamo fatto di tutto per rendere quel lembo di spiaggia una ricchezza che non è soltanto di chi l'ha gestita ma anche del territorio. Vogliono molto probabilmente fare un regalo alle multinazionali e si capisce dal decreto, perché quando il decreto ci dice che viene riconosciuto i beni non ammortizzati significa che vuole garantire chi ha più soldi. D'altronde questo non ce l'aspettavamo da questo governo. E poi faccio la domanda, ma non è che l'indennizzo a noi ci viene riconosciuto e ci viene dato dal governo come succede con i pescatori? A noi l'indennizzo, se ci viene riconosciuto, ci viene dato dal subentrante. Non vorrei pensare che questo governo si sia messo a disposizione delle grandi multinazionali. Punto interrogativo. Ma la politica regionale come può agire? Il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri. A testo definitivo ovviamente interverrà la regione che è titolare sul demanio per immaginare come consigliare ai comuni e condividere con i comuni la formula per le evidenze. Io vedo la piena possibilità dei nostri imprenditori locali di lavorare al fine di mettere in piedi piani economici finanziari che con punteggi che giustamente devono salvaguardare la piccola e media impresa italiana riescano a difenderli da ipotesi di speculazione. Se le devo dire che io sono soddisfatto integralmente di questa vicenda, non posso mentire, non posso dire di esserlo soddisfatto. Quello che è il mio compito però è quello di creare le condizioni affinché ci siano più strumenti per difendere la nostra impresa locale.